Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare, volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale, sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione della serie TV The Boys, presente su Amazon Prime Video. Questa serie mi incuriosiva parecchio e una volta vista ne sono rimasto profondamente soddisfatto perché è una serie che innanzitutto vi farà vedere i supereroi sotto una luce diversa, vi farà capire come a volte venga mostrata l'immagine piuttosto che la realtà dei fatti e anche delle persone, in particolare appunto dei cosiddetti super all'interno della serie, ma in generale tutte le persone all'interno di questo mondo hanno i propri scheletri nell'armadio e qualcosa da nascondere, quindi non esiste il bene e il male. Ma è un mondo grigio, diciamo, dove ogni persona ha le proprie sfumature, quindi le proprie peculiarità, ma anche le proprie parti peggiori, ecco per così dire. Quindi è una serie che farà riflettere molto, soprattutto sotto questo punto di vista. Ma passando anche ad altri aspetti, ho apprezzato tantissimo tutti i personaggi di questa serie perché chi più chi meno vengono approfonditi molto bene per quanto mi riguarda. Ovviamente alcuni vengono lasciati un po' più in disparte, proprio perché il tipo di personaggio in questione richiede questo, ma per quanto riguarda la maggior parte dei personaggi, devo dire che mi è piaciuto tantissimo il modo in cui sono stati caratterizzati, tutte le varie sfumature che hanno, e anche gli attori sono stati davvero bravi, soprattutto quello che interpreta Patriota. Quell'attore è stato veramente bravissimo e ha dato un'identità e una personalità incredibile a quel personaggio che è davvero riuscitissimo a mio parere, quindi veramente ottimo lavoro anche sotto questo punto di vista. Poi ho apprezzato tanto anche la gestione e lo sviluppo della storia che ho trovato davvero molto interessante, intrigante e mi portava ad andare avanti puntata dopo puntata per capire come sarebbe andato avanti il tutto, quindi una serie che io vi consiglio anche per questo motivo e perché ci sarà anche appunto un fatto di cui vi parlerò nella parte spoiler che ha dato il via a una serie di eventi. Infatti io se devo fare una critica non alla serie ma come è stata presentata devo dire che nel trailer non avrei mostrato l'evento che ha dato il via al tutto perché sarebbe stato bello vederlo direttamente nella serie, ma questa è più una cosa mia, diciamo. Però questo evento, questo fatto appunto che accade darà il via appunto come vi ho già detto prima a una serie di eventi uno più sorprendente dell'altro, quindi fidatevi che questa serie è una delle migliori presenti su Amazon Prime Video e non solo. A parte questo che posso dirvi, ho apprezzato molto anche le scene action, davvero ben gestite e anche una serie molto violenta, soprattutto appunto ovviamente nelle scene action, quindi è anche una violenza ben contestualizzata con ciò che accade all'interno della serie e ho apprezzato, a parte tutto ciò, anche proprio la gestione degli eventi, perché non era facile secondo me fare tutto ciò, invece ci sono riusciti ottimamente. Quindi detto questo, io voglio dare a quest'ottima serie 4 stelle su 5, perché ovviamente attendo tantissimo la seconda stagione, con un finale di questa prima stagione che mi è piaciuto ed è proprio per questo motivo che voglio capire come andrà avanti il tutto, quindi veramente complimenti a questa serie e spero che la seconda stagione si riveli ancora più bella della prima che è già stata ottima. Quindi detto questo, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler e direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. La serie si apre con la presentazione dei Sette e della multinazionale per cui lavorano. Infatti quest'ultima sfrutta l'immagine dei Sette fregandosene altamente di ciò che sono davvero e lucrandoci su. Infatti mi è piaciuto molto il concetto dell'apparire piuttosto che dell'essere espresso all'interno di questa serie, un tema molto importante che fa capire come magari le persone non sono ciò che dimostrano davanti allo schermo, ma bisogna vedere come sono nella vita vera, nella vita reale. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Ho apprezzato anche il fatto che dà il via al tutto, ovvero la presentazione del personaggio di Yui che passeggia con Robin, la sua ragazza, che verrà inavvertitamente travolta e letteralmente disintegrata da Eritrain, ovvero l'uomo più veloce del mondo che fa parte dei Sette.
quest'ultimo andrà via, cioè scapperà praticamente, e posso vedere come appunto nella scena di disintegrazione slow motion sia fatta davvero bene, e mi è piaciuto perché è di una violenza inaudita e fa capire proprio la sofferenza che c'è anche sul volto di Yui, proprio perché fra le sue mani restano attaccate quelle di Robin, l'unica parte del corpo ancora integra di lei, dato che tutto il resto è andato letteralmente in mille pezzi. Poi c'è in diretta TV A-Train che si scusa e fa le condoglianze, ma non è affatto sincero, dato che non racconta come sono andati veramente i fatti. E questa cosa fa infuriare ancora di più Yui, che cercherà vendetta, vendetta che gli verrà proposta dal personaggio di Butcher, interpretato da Carl Urban, il nostro carissimo Eomer del Signore degli Anelli. Mi è piaciuta molto la sua interpretazione e anche la loro alleanza funziona, dato che alla fine del primo episodio, unendo le forze, i due riescono a stordire Traslucent, ovvero l'uomo invisibile, che sarebbe uno dei sette. Poi possiamo vedere come ci verrà introdotto anche il personaggio di Frenchy, uno dei miei preferiti in assoluto della serie, per come è stato caratterizzato, perché ci viene presentato in un modo, ma poi viene sviluppato ottimamente, quindi questa cosa l'ho apprezzata davvero molto. E ho apprezzato anche come appunto devono gestire un po' la situazione di Traslucent, e alla fine del secondo episodio addirittura Yuji ucciderà proprio Traslucent facendolo esplodere e quindi commettendo di fatto un omicidio. Poi nel corso della serie degli episodi accadranno molte altre cose, ma vorrei concentrarmi sui personaggi che fanno parte appunto dei sette, partendo da Patriota, che è veramente straordinario. L'attore è stato magnifico nell'interpretare questo ruolo ed è veramente un attore perfetto, perché è riuscito a trasmettere tutte le emozioni che voleva trasmettere proprio il personaggio. Infatti risulta inquietante anche solo a guardarlo con quella faccia da schiaffi, ma che comunque in certi discorsi fa davvero paura, perché potrebbe accadere qualcosa da un momento all'altro. E questo aspetto del personaggio mi è piaciuto tantissimo, così come anche tutto il resto. Infatti, davanti allo schermo si dimostra, diciamo, un uomo dai grandi valori, ma poi, fuori dagli schermi, è veramente malvagità pura, cattiveria all'ennesima potenza. Infatti, possiamo vedere alla fine del primo episodio come farà precipitare un aereo dove a bordo c'era un uomo che aveva ricattato la multinazionale per cui appunto lavorava proprio Patriota. E a bordo di questo aereo non c'era solo l'uomo, ma c'erano anche tante altre persone, fra cui anche il figlio di quest'uomo. Quindi veramente una chiusura del primo episodio azzeccatissima, che fa capire come nulla è come sembri all'interno di questa serie. E posso vedere anche come questo personaggio raggiunge il culmine della malvagità nella scena migliore della serie, a mio parere, ovvero quella in cui fa precipitare un aereo e lascia morire 123 passeggeri, dopo un suo errore addirittura, perché è proprio lui che mette fuori controllo, fuori uso i pannelli di controllo, di comando dell'aereo, e piuttosto che salvare tutte le persone decide di andarsene insieme a Queen Meave. Queen Meave, che mi è piaciuto come personaggio, che ovviamente qui vorrebbe salvare le persone, ma non può fare nulla proprio perché Patriota vuole andarsene e porta proprio Queen Meave con sé, lasciando morire tutte quelle persone, che veramente è una scena straziante, e ho provato veramente sofferenza anche per loro e odio profondo per il Patriota. Quindi Patriota, veramente per te ci vorrebbero solo le lame da parte di Butcher, io lo spero tanto perché te le meriti assolutamente. Comunque, detto questo, proprio il personaggio di Queen Meave mi è piaciuto pure perché diciamo che era come adesso Starlight, infatti glielo dice proprio in un dialogo fra le due, ma date le situazioni che ci sono, si è dovuta adattare, per così dire. E parlando proprio del personaggio di Starlight, devo dire che anche questo mi è piaciuto, perché rappresenta un simbolo di luce e di speranza. Lei ha veramente dei grandi valori e vorrebbe veramente aiutare le persone con un classico supereroe, appunto, ma la situazione in cui si trovano glielo permette, proprio il contesto in cui si trova le nega tutto ciò. Poi ho apprezzato anche gli altri personaggi, anche se approfonditi in minor modo, come ad esempio Black Noir, che è un personaggio tanto silenzioso quanto inquietante, specialmente nella scena in cui terrorizza il tizio che sta suonando il pianoforte solo guardandolo, e il tizio se ne va e Black Noir si mette a suonare lui il pianoforte. Ecco, quella scena mi ha colpito particolarmente. Poi anche il personaggio di A-Train, che essendo l'uomo più veloce del mondo, ci sono anche altri super con il suo stesso potere,
che potrebbero mettere a rischio e a repentaglio il suo posto all'interno dei set, e quindi abusa di una sostanza che incrementa le prestazioni sportive. E posso vedere anche il personaggio di Abisso, che devo essere sincero, mi è piaciuta tantissimo la sua storyline. Perché? Perché all'inizio ci viene presentato come il classico galletto, uno di quelli da temere maggiormente, dei più importanti, ma poi capiamo che è l'ultima ruota del carro dei sette. E questa cosa lui la capirà piano piano nel corso della serie, in particolare appunto di questa prima stagione, dove all'inizio, quando Starlight prende il posto di Fiaccola, la costringe ad avere un rapporto orale proprio con lui, ma poi tutto ciò gli si rivolterà contro. Infatti il karma gli infliggerà una punizione terribile una dopo l'altra, partendo dal fatto che proprio Patriota gli metterà i piedi in testa, minacciandolo proprio in uno di quei discorsi di cui vi parlavo prima, in cui il Patriota è veramente inquietante. E poi anche un'altra scena in cui Starlight, dopo l'incontro casuale avuto con Yui, si farà forza e si farà rispettare, proprio mettendo i piedi in testa anche lei su appunto Abisso. Abisso che anche più avanti cercherà di fare qualcosa di buono, come ad esempio salvare prima un delfino e poi un'aragosta, ma causerà inavvertitamente la morte di entrambi in due scene veramente tragicomiche che ho apprezzato particolarmente. Ho apprezzato anche come appunto più avanti addirittura subirà lo stesso trattamento che lui aveva riservato proprio a Starlight, ovvero verrà abusato proprio da una donna che, avendo un rapporto sessuale con lui, infilerà addirittura una mano in una delle sue branchie, causandogli profondo dolore. Ed è una scena veramente molto forte. Ho provato anch'io dolore insieme ad Abisso, perché è una scena che vi colpirà particolarmente, di questo ne sono certo. E alla fine Abisso, dopo tutto questo calvario che ha passato, deciderà appunto di depilarsi completamente e di rasarsi a zero i capelli. Quindi questa è l'ultima scena che vediamo proprio riguardante Abisso all'interno di questa prima stagione. Sono curioso di vedere come andrà avanti il tutto, perché ammetto che è una delle storyline che mi interessa di più. E poi, tornando a Patriota, quel grandissimo figlio di buona donna che non è altro, quando addirittura lascia precipitare l'aereo con tutti i 123 passeggeri, riesce a ricavare, a trarre vantaggio anche da una situazione del genere, rigirando il tutto con un finto discorso da classico supereroe, che lì veramente mi ha fatto arrabbiare in una maniera incredibile, veramente Patriota. Io ho provato un odio del genere solo per pochi altri personaggi, fra cui Joffrey nel Trono di Spade e Arturito nella Casa di Carta, ma tu veramente Patriota sei veramente bravissimo a farti odiare, quindi complimenti veramente ancora una volta all'attore, perché è stato bravissimo. Anche proprio la mimica facciale funziona benissimo, quella faccia da schiaffi ma inquietante allo stesso tempo, quindi questa cosa va assolutamente detta, perché Patriota è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore attore presente all'interno di questa serie, insieme anche a Carl Urban, ma anche gli altri personaggi, anche proprio gli altri attori mi sono piaciuti moltissimo, come ho già detto prima. Oltre questo, io come posso non emozionarmi quando nell'ultimo episodio viene fuori che c'è anche Giancarlo Esposito, cioè il Gus Fring di Breaking Bad? Io ripenso a tutti i bei momenti che ho passato con Breaking Bad, cioè veramente io lì ho urlato, perché non me l'aspettavo di vederlo appunto lì. Quindi questa cosa è stata una piccola chicca che ho apprezzato tantissimo per una serie che merita di essere vista, perché vi farà riflettere davvero tanto. E appunto ci sono molte sorprese all'interno della serie, per non parlare del finale in cui si scopre che appunto la moglie di Butcher, ovvero Becca, è viva e che Patriota ha un figlio. Quindi questo finale che lascia le porte aperte a una seconda stagione che io attendo tantissimo. Quindi datemi la seconda stagione, perché voglio scoprire come andrà avanti tutto ciò. Una serie davvero molto interessante e che, lo ripeto ancora una volta, merita assolutamente di essere vista. Detto questo, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!